Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho il piacere di presentarvi e di ospitare sul mio canale Magic Elisa. Forse molti di voi la conosceranno col nome di Magic Girl, che se non la seguite vi consiglio di seguirla, quindi su Instagram lascerò tutto qui sotto, che ci insegnerà un bellissimo e visuale change, ovvero quello che avete visto nell'intro. Quindi non vedo l'ora di impararlo anch'io e ci vediamo dopo per le conclusioni finali. Hello garçon, benvenuti in un nuovo video sul canale di Ale, che ringrazio moltissimo per avermi ospitato su YouTube. E se volete conoscermi, spero che ve lo sappiate già, comunque trovate il link del mio profilo Instagram in descrizione. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere il tutorial di questo change che divideremo in tre step. Primo step la posizione delle mani, secondo step la meccanica e terzo step l'angolazione. Allora, come ho già detto precedentemente, questo change lo divideremo in tre fasi. È un change adatto per la videocamera da video ed è di media difficoltà. E la prima fase è la posizione delle mani. Bisogna effettuare una double lift, ossia una doppia presa. E ci sono diversi metodi, utilizzate quello che più vi piace. E quello che utilizzo io solitamente è il seguente, ossia il mazzo nella mano sinistra in posizione di servizio. E dovete separare le prime due carte dal mazzo, lo potete fare o col pollice della mano destra contando due carte oppure con il mignolo e quindi una pinky count. E separate le due carte con la mano destra, e posizionate il pollice della mano destra sul lato corto interno mentre il medio della mano destra sul lato corto esterno e effettuate una pressione verso il basso in modo da curvare la carta e posizionate l'indice della mano destra vicino al pollice e rilasciate il medio. In questo modo avete fatto scattare la carta. E posizionate poi le due carte, che in realtà per lo spettatore è una sola, e sopra al mazzo tenuto nella mano sinistra, e un po' sporgente in questo modo. Il medio della mano sinistra deve sostenere la carta sul lato esterno più corto, mentre il pollice della mano sinistra è appoggiato sulle due carte e il medio e l'anulare della mano sinistra sollevano leggermente la carta, mentre il mignolo è lasciato libero. Ok, fatta la posizione della mano sinistra, analizziamo quella della mano destra. L'indice della mano destra deve essere sull'angolo esterno destro in modo da fare da perno, mentre il pollice, come il pollice sinistro, è appoggiato sulla carta. Il medio della mano destra subito sotto all'indice e dovremo il movimento, ossia la meccanica, la seconda fase deve essere questo: il medio prende la carta sotto e la porta sopra la regina di quadri. In questo caso il movimento è molto simile a quello del Bertram change, ossia il seguente, questo qui. E solo che la carta viene messa in verticale, quindi ripetendo, l'indice sull'angolo deve fare da perno, il pollice sopra, il medio subito sotto l'indice e deve fare questo movimento qua, cioè prende la carta da sotto, l'indice fa da perno e poi la porta sopra, in questo caso all'asso di quadri. E la deve portare sopra, non in questo modo qui, in modo da lasciare uno spicchio, diciamo così, ma quasi perpendicolare alla carta, e per poi fare lo scatto, quindi cambiare il change vero e proprio, ossia medio, tac, qua, perpendicolare e poi il pollice scatta, quindi medio, l'indice fa da perno, la portate sopra la carta e la regina di quadri in posizione perpendicolare, la mano sinistra cambia di posizione, ossia il pollice sopra allo spigolo, mentre l'indice rimane sempre lì dove era, e il pollice della mano destra scatta così, ossia si avvicina all'indice della mano destra in modo da fare il change.
Ok, rispiegando nuovamente, la mano sinistra in posizione di servizio, facciamo una double lift come nel metodo che volete, pollice sopra all'asso di cuore in questo caso, indice sul lato esterno corto, mentre medio e anulare sollevano leggermente la carta. La mano destra, pollice sopra, indice fa da perno e il medio invece subito sotto l'indice, e deve effettuare il movimento del Bertrand, chiamiamolo così, tac, va sopra la carta, ossia in questo caso l'asso di cuori, e poi il pollice destro scatta così e la carta verrà fermata dal pollice della mano sinistra, che nel frattempo si è posizionato sullo spigolo. L'unica cosa a cui dovete prestare attenzione è quella di non posizionare la carta che prima era sotto troppo, come dire, avanti, ma perpendicolare alla carta che dovete cambiare. Tac. E poi l'angolazione dovete allenarvi utilizzando il telefono, fate delle prove e dovete coprire con le dita, ossia tenetele chiuse, perché sennò si vede la carta, si vede un pezzettino di carta. E niente, allenatevi col pollice destro a fare un movimento fluido e veloce, e poi l'unica cosa, il pollice sinistro blocca in questo, sennò succede così che la carta parte. Alcuni suggerimenti per l'angolazione: allora, come vi ho già detto prima, allenatevi con una telecamera, la piazzate lì verso destra, fate la vostra doppia presa, posizionate tutte le mani come vi ho insegnato prima, e mi raccomando, ricordatevi che il mazzo deve essere inclinato un po' verso di voi, in questo modo la mano destra sfila la carta, mi raccomando tenetela chiusa perché sennò si intravede la carta che state sfilando. La carta che avete sfilato la posizionate perpendicolare alla carta sotto, in questo caso 10 di picche, e poi con il pollice destro scattate, e la carta scattata, diciamo così, verrà bloccata dal pollice sinistro. Quindi ve lo faccio vedere una volta bene. Pum. No, è venuto da schifo. Ok, adesso è venuto bene. Poi, volendo, concludendo, gioco di parole, potete mettere la carta in mezzo al mazzo, poi schioccate le dita e la carta risale in cima, così almeno diciamo che rimanete puliti e basta. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto il change e che la spiegazione sia stata chiara, anzi io sia stata chiara. Se avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti oppure scrivetemi in direct su Instagram che vi rispondo. Lasciate un pollice in su e se fate questo e se pubblicate questo change nelle stories di Instagram, taggatemi e taggate anche Ale e noi le ricondivideremo. Ciao e al prossimo video. Ok ragazzi, come avete visto, un visual change davvero molto figo da eseguire. Ringrazio per aver visto il video fino in fondo e ringrazio Elisa per averlo spiegato sul mio canale. Anzi, spolliciate e iscrivetevi se volete vedere altri video con Elisa, magari su Cardistry o change vari. Come ha detto lei, condividete il vostro change nelle storie taggandoci, quindi lascerò i tag qui sotto e noi ricondivideremo a nostra volta. Quindi grazie di tutto, grazie per essere arrivati fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video.